Eccoci, benvenuti nel nuovo tutorial per realizzare le nostre crostate intagliate. Io ho già steso la pasta frolla, andremo adesso a creare il coperchio della nostra crostata intagliata. Quindi per prima cosa, io utilizzo i ring microforati, andiamo a posizionare il ring sulla pasta frolla, ok, e andiamo a coppare e quindi a tagliare la pasta frolla, ok. Dopodiché ci eliminiamo l'eccesso, così, ok, da una parte e dall'altra. Per realizzare la nostra crostata intagliata utilizzeremo il nostro nuovissimo kit per crostate intagliate. In questo caso utilizzeremo il modello numero 3. Di cosa è composto il kit? Il kit è composto per prima cosa di un timbro che ci servirà per appunto imprimere il disegno sulla pasta frolla, dei copapasta per intagliare ovviamente la frolla e creare il disegno, e di una dima che ci aiuterà nella creazione, diciamo così, dei fori, in modo da non permettere alla pasta frolla di alzarsi mentre andiamo a coppare o a deformarsi. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è cercare il centro della crostata. Quindi, se siete precise, potete farlo ad occhio. Io non sono precisa neanche con le guide e quindi ad occhio non lo posso fare. Ho creato un cerchio della stessa dimensione della crostata, lo vado a piegare in quattro in questo modo, lo appoggio sulla pasta frolla e con un qualsiasi strumento mi vado a segnare il centro. Fatto questo, però, mi controllo che questo centro sia veramente al centro, ok? Quindi riappoggio e faccio un altro segnetto che è leggermente scostato. Quindi vuol dire che il centro non era proprio precisamente quello. Che cosa possiamo fare allora? Per essere sicuri, prendiamo un metro, ok? Ci appoggiamo sulla pasta frolla, vediamo, la pasta frolla ovviamente è da 24 e in questo caso il centro è esattamente a metà tra i due buchini che avevo fatto prima. Quindi ce lo risegniamo così. A questo punto prendiamo il nostro timbro, prendiamo il timbro e lo andiamo a posizionare dove abbiamo fatto il segno. Facciamo così, facciamo due leggeri segni centrali, così, cioè laterali. Facciamo la prova anche dall'altra parte e vediamo che la distanza adesso è quella giusta. Quindi ci riposizioniamo in alto, appoggiamo il nostro timbro e andiamo a schiacciare dolcemente, perché non vogliamo già tagliare la pasta frolla, ok? Dobbiamo soltanto imprimere il disegno. Quindi, fatto ciò, alziamo il timbro in questo modo, ok, e noi abbiamo la linea guida per andare poi a intagliare i biscotti. La stessa cosa la facciamo per andando a ripetere il disegno, come sfruttando i punti di ancoraggio che sono questo tondo e ovviamente il cerchio centrale. Quindi ci appoggiamo sul cerchio centrale, andiamo a far combaciare, eccoli qua, i due tondi più piccoli, e
esattamente come abbiamo fatto prima, andiamo a schiacciare il timbro sulla pasta frolla. Ecco qua. Fatto ciò, andiamo ad alzarla. Così. Così. Dolcemente, non c'è bisogno di sforzare. Perfetto. Uguale, allo stesso modo, procediamo. Ovviamente sono 4 ripetizioni. Gli altri modelli avevano, mi sembra, 8 ripetizioni. Questa ha dei cutter più grandi, ma ha solo 4 ripetizioni. Quindi imprimiamo bene quelli che saranno poi i punti di ancoraggio nel ciclo successivo. Così. Ok. E l'ultimo. A questo punto punti di ancoraggio ne avremo ovviamente 4. Ok? Quindi qua, qua. Ok, e schiacciamo come sempre dolcemente. Ok, ecco qua. Alziamo il timbro e abbiamo impresso tutto il disegno sulla nostra pasta frolla. A questo punto dobbiamo utilizzare la dima, quindi posizioniamo la dima sul... ok, c'è rimasto un pelucco. Ok, allora posizioniamo la dima così sul disegno, così. Ok, e cominciamo a tagliare. Ci procuriamo della farina, immergiamo il cutter nella farina e timbriamo per prima cosa al centro. Ok, dopodiché cominciamo a... ok, uno, e porto via. Con un pennellino leviamo la pasta frolla dal cutter, tagliamo il secondo, ok. Ora tagliamo questo che è il più grosso, mettiamolo sempre nella farina, aiutiamoci sempre con la farina ovviamente, andiamo a centrare il buco e schiacciamo bene, ok, in questo modo. Dopodiché, tenendo la dima, andiamo ad alzare il cutter così. Se dovesse succedere che vi si alza anche la dima, non vi preoccupate, non è un problema, ok? L'importante è che rimanga giù la pasta frolla, ok? E con l'aiuto della dima la pasta frolla rimane giù per forza, non vi si può alzare, ok? Quindi andiamo a alzare. Qua vedi, c'è rimasta, eccola qua, la dima, ma noi la stacchiamo. Perfetto. Eliminiamo come sempre l'eccesso, cioè la frolla da dentro lo stampo, e proseguiamo con gli altri stampi. Quindi così. Cosa mi serve? Cosa mi serve? Mi serve questo. Ok.
questo. Ok. Perfetto. Ok. Questi qua. Uno. Due. Ok. Alziamo il cutter centrale e andiamo a fare l'ultimo taglio, che è questo. Ok. A questo punto alziamo la dima aiutandoci, come sempre, facciamo così, così è più semplice anche per vedere, giriamo direttamente la crostata, riposizioniamo la dima, ok, ci aiutiamo sempre con quello centrale che reinseriamo e allo stesso modo facciamo come abbiamo fatto prima, quindi copiamo, se non fuoriesce lo eliminiamo noi, andiamo a coppare così e procediamo in questo modo su tutta il resto della crostata. Eccoci, non ci resta che... Ah no! Ah, vedi? Mi stavo dimenticando. Dove l'ho messo? Mi manca... Eccolo qua. Mi stavo dimenticando un tondino. Quindi, finiamo di coppare anche l'ultimo tondo e abbiamo finito la nostra geocrostata. Che bella! Mi piace tantissimo! Bellissima! Adesso, questa geocrostata, la quale... ti faccio presente che si presta benissimo anche laddove tu avessi una teglia quadrata, eh? Puoi tranquillamente, questa è proprio perfetta per una teglia quadrata. Quest'intaglio lo andiamo a mettere in congelatore per quanto tempo vuoi, minimo mezz'ora, poi anche tutta la notte o due giorni. L'unica cosa è quando andrai a cuocere, 165-170 gradi forno statico per, io direi, circa 20 minuti, 18 minuti, dipende chiaramente dal tuo forno, ma una volta che il forno è caldo, il guscio dovrai passarlo direttamente dal congelatore al forno in modo che non si ammorbidisca la pasta frolla. In questo modo, avendo questo shock termico dal congelatore al forno, la pasta frolla non si deformerà e manterrà intatto il suo meraviglioso disegno. Io ti ringrazio per essere stato con me e ci vediamo alla prossima crostata.